Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo episodio di The Sims. In questo episodio cosa andremo a fare? Cosa succederà? Ha vinto nello scorso episodio il commento di Valentina Savini che mi scrive: nel prossimo episodio potresti far compiere l'anniversario di matrimonio a Mark e Jessica facendo fare un evento. E poi chiede di cambiare il look di Emma, questo l'ho già fatto, poi ve li faccio vedere, e far fidanzare Emily con Tommy e far passare di età Sofia. Allora, sono tantissime cose, e far passare di età Sofia e far fidanzare Emily e Tommy ancora non lo faccio, perché comunque sennò la storia cresce troppo velocemente, va avanti troppo velocemente, e volevo dedicare un po' più tempo a Sofia, quindi al passaggio di età. Volevo insomma lavorare un po' di più sulla categoria bebè. Quindi non la faccio passare di età subito, anche perché praticamente ancora non l'abbiamo vista giocare da bebè. E però sicuramente facciamo l'anniversario di Mark e Jessica, è una cosa che mi piace molto, un'idea che mi piace molto, quindi lo faccio super volentieri. E poi vi faccio vedere anche il look di Emma, sì, che ho già cambiato, perché altrimenti questo video diventerebbe lunghissimo. Quindi direi subito di farvi vedere velocemente il look di Emma. Vi dico subito, ragazze, che Emma era veramente molto molto brutta, non l'avevo vista da vicino nello scorso episodio e aveva tutto il naso non storto, di più aveva un sacco di gobbe, poverina, quindi l'ho sistemata un pochettino. Tra l'altro guardate come è uscita nella foto di famiglia, ci fa l'occhietto, sembra un po' pestifera ma in realtà è una bravissima ragazza. Quindi faccio vedere velocemente il look ed eccola qua Emma Parisi. Lei l'ho fatta, a differenza di Tommy, leggermente più bassa. Solitamente l'altezza è una cosa che non considero mai in The Sims, però stavolta ci ho pensato e quindi l'ho fatta un po' più piccolina. Ho leggermente stretto i suoi fianchi, però più di così non si può fare, quindi magari li faremo fare un po' di attività fisica. I capelli li ho lasciati chiari perché quando è passata l'età era bionda, quindi ho mantenuto il colore. Comunque questo è il suo look quotidiano, ho messo dei jeans lunghi con gli strappi, le all-star e una maglietta tre quarti, perché comunque adesso è settembre, quindi torna il fresco, bisogna vestirsi un po' di più e si torna anche a scuola, quindi questo look lo trovo molto bello e perfetto per la scuola. Per l'acconciatura ho scelto per tutti i look questa, con le punte leggermente più chiare. Poi abbiamo il look formale, che è questo. L'ho fatto formale appunto perché poi ci sarà l'evento per festeggiare l'anniversario di nozze dei genitori, quindi ho scelto questo azzurro perché appunto il colore di questo evento ho deciso che sarà l'azzurro. Poi look sportivo, pantaloncini, una magliettina con il nodo in vita e delle all-star. Poi abbiamo il look da notte, che è questo, veramente super super basic, molto semplice. Questo invece è il look da festa. Ho scelto per lei questo vestito con sopra una felpa di Mickey Mouse, di Topolino, perché mi piaceva molto, e poi ovviamente anche qui delle all-star. E questo invece è il suo look da spiaggia, da mare, un semplice costume. Ve la faccio vedere anche da vicino, eccola qui, lei è Emma, fatemi sapere se vi piace. E adesso andiamo a organizzare l'evento, anche perché sia Jessica che Mark sono entrambi degli adulti. Quando giocavo da sola li ho fatti passare di età senza fare nessun tipo di festeggiamento, e il prossimo passaggio di età sarà anziani, quindi ci terrei a fare un evento quando sono ancora giovani, diciamo, degli adulti. E quindi partiamo subito. Vi faccio vedere anche come ho sistemato leggermente l'appartamento. Ho ascoltato i vostri consigli e sono andata a dividere la camera di Tommy e di Emma e ho chiuso completamente le due stanze, quindi sono andata leggermente a stringere il soppalco. Ho fatto questo corridoio, qua si entra in camera di Emma e invece qua in camera di Tommy. E sono queste. Emma tra l'altro ha una vista pazzesca, guardate che belle finestre. Adesso notte, quindi è notte, perlomeno è tardi, quindi è un po' buio. Comunque c'è il letto matrimoniale, per lei ho scelto questo, poi una cassettiera, uno specchio. Ho messo il microfono perché in tante volete che diventi una cantante, quindi ho messo già il microfono, uno specchio, e poi in questo angolino ho messo la sua scrivania, ecco qua. Non so se riuscite a vedere meglio, esatto, qui la scrivania. Poi nell'altra stanza invece c'è la camera di Tommy, per lui letto singolo, anche lui la sua scrivania, il suo comò, un po' di decorazioni, e per lui invece ho messo la tastiera per suonare insomma un pochettino.
poi qua c'è il bagno, quello vabbè l'avevamo già visto, e qua invece si va in camera di Emma, di Sofia scusate, perché sono andata a dividere la camera dei genitori che effettivamente era un po' grandina. La camera di Emma l'ho fatta, scusate, di Sofia l'ho fatta con sui colori dell'azzurro e del rosa, qua c'è il suo lettino, poi c'è un tavolino con delle sedie, ovviamente il tabellone del coprifuoco che in realtà utilizzeranno di più i ragazzi perché lei è ancora piccolina, e poi alla parete ho messo questa fantasia con i fiocchetti rosa su sfondo azzurro che mi piacciono molto, un piccolo comò, insomma una piccola cassettiera e dei giochini. Questa invece è la camera dei genitori, letto matrimoniale ovviamente, un armadio, due cassettiere con alcune decorazioni. E anche questa devo dire che mi piace molto questa stanza. Basta, queste sono state le modifiche che ho fatto, perché poi sotto non è cambiato assolutamente niente, no. Adesso sono le 22 di martedì, quindi li faccio giocare un attimo senza registrare. Arriviamo a domani mattina, così organizziamo l'evento, nessuno andrà a scuola, nessuno andrà a lavoro e festeggiamo l'anniversario di Mark e di Jessica. Ed eccoci qua, sono le 7 del mattino. Vediamo se Jessica oggi deve lavorare, in caso le facciamo prendere sì un giorno di riposo, quindi carriera, prenditi un giorno di vacanza, ok, poi facciamo la stessa cosa anche con Mark perché anche lui oggi lavora, quindi Mark prenditi un giorno di vacanza, perfetto. Tommy, anche lui deve andare a scuola, però non lo facciamo andare. Prenditi un giorno di vacanza da scuola. La stessa cosa la facciamo fare a Emma, prenditi un giorno di vacanza da scuola. E la piccola Sofia, Sofia esatto, si confonde i nomi, non deve fare nulla. Cos'è uscito che mi sono persa? Jessica ha preso un giorno di vacanza, ok. Emma andrà a scuola fra circa un'ora, no, invece non andranno a scuola. Ok. C'è Sofia che ha fame, quindi Jessica dai un po' da mangiare a Sofia, dai il cibo dall'inventario, vediamo cosa abbiamo, no, facciamo altre scelte, cura del bebè, dai il cibo, ok, c'è Mark che ha bisogno di andare in bagno, quindi mandiamolo in bagno. Vai! Ah, ok, adesso deve prendere il giorno di vacanza anche lui, esatto. Emma, come bravissima studentessa, sta già facendo i compiti. Quindi vediamo un attimo tutte le necessità di loro prima di mandarli via. Ok, Jessica, a posto. Mark deve soltanto andare in bagno e lo sta facendo. E Tommy... La scuola è stupida, ok? La scuola è stupida, dovrei poter iniziare a lavorare o a godermi la vita. Posso smettere di andare a scuola? Questo è quello che chiede Tommy ai genitori. La scuola insegna cose importanti. La scuola è un requisito del successo. Non crescere finché non è necessario. Cosa facciamo? Facciamo non crescere finché non è necessario, che così stavolta influenziamo il controllo emotivo. Ok, in questo caso però diminuisce la responsabilità. Dove siamo finiti? Pardon, ok. Sofia sta facendo dei grandi pasticci. Comunque, vediamo un attimo. Stavo guardando le necessità, quindi divertimento, ok. E Emma ha bisogno di mangiare e di socializzare, quindi facciamoglielo fare un attimo anziché fare i compiti, per favore Emma. Brava. E la piccola Sofia abbiamo detto che è anche a posto. Facciamo una cosa, Tommy, fai un attimo divertire Sofia e fai delle facce buffe, che così si divertono entrambi. E poi che altro possiamo fare? Altre scelte. Buffo, racconta una storia buffa. Emily Greco sta chiamando Tommy, attenzione. E Tommaso, sono io, Emily, ti andrebbe un appuntamento? Certo che sì, quindi andiamo prima all'appuntamento perché non possiamo rifiutare questo invito e poi organizziamo l'evento. Ed eccoci qua, dove sono? Ah, ok, allora ragazzi, un attimo, attenzione. Sono venuti a fare colazione in questo locale.
questo, oddio, perché c'è questo, ok, in questo locale. Questo locale l'ho costruito io perché avevo intenzione di far acquistare questo piccolo ristorante a Mark e Jessica. Fatemi sapere se come idea vi può piacere, però insomma sono venuti qua, quindi niente, è svelato la piccola novità che volevo introdurre in questa serie. Mi raccomando, qua sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, già che ci siamo, quindi ce lo guardiamo anche velocemente. L'ho fatto sui toni dell'azzurro, ecco qui. Questa è la veranda con tanti tavolini. Poi abbiamo l'ingresso, ci sono due bagni per donna e per uomo con i lavandini, un divanetto, altri tavolini all'interno con un sacco di cose da mangiare molto molto buone. C'è la cucina, il lavandino, insomma un po' di cose per il ristorante, o meglio non è proprio un ristorante, è un bar. E questa invece è la zona all'esterno, anche questa, guardate che bella, l'ho fatta tutta utilizzando il materiale uscito con l'ultima espansione dedicata ai bebè, quindi ci sono gli scivoli, la vasca con le palline, altri tavolini, delle piccole decorazioni, dei tappeti colorati e anche questo giochino. Quindi niente, vediamo un po' cosa succede in questo appuntamento. Colpo di scena, Emily ha invitato Tommy a fare colazione, ma lei dov'è però? Aspettate, ok, se non l'aspetti però Tommy, scusa tanto. Appuntamento, c'è qualcosa da fare? No, ok, quella che arriva. Oddio, però l'ho fatta più bassa, ma cammina strano. Cammina sulle punte, tipo, vabbè, comunque. Che cosa possiamo fare? Colpo d'anca. Fai un discorso esortativo perché è energico adesso. Grazie. Mangia cannoli. Emily è diventata una buona amica di Tommaso. Molto bene. Venite a sedervi qui. Apparecchia la tavola con... Ah, si può anche apparecchiare la tavola anche fuori da... Non a casa propria, insomma. Comunque stanno facendo colazione con questa ragazza. Ok, chissà perché si sono seduti proprio qui. Comunque, non possiamo mandarla via lei un attimo, scusate. Presentazione scortese, facciamo così magari se ne va, anche se in realtà ci siamo seduti dopo di lei, però vabbè. Ok, ma stanno venendo tutti qua. No, allora facciamo una cosa, Tommy. Vieni qua. Siediti e chiacchiera qui. Ok. Vai anche tu, Emily. Vediamo se arriva. Dai, vieni, Emily. Altre scelte, amichevole. No, non viene, niente. Allora facciamo amichevole, chili della sua giornata. E poi facciamo... complimentati per l'aspetto. Niente, vogliono stare seduti qui, ok. Poi facciamo altre scelte. Romantico, stringi, rivela se è single, cioè chiedi se è single, l'abbiamo già fatto, abbiamo capito che è single. Romantico, flirta, che carini. Altre scelte, romantico, rivela la cotta, l'abbiamo già fatto in realtà. Altre scelte, romantico, manda un bacio. Perché ti sei girato dall'altra parte? Tommy, cosa stai facendo? Tenta di sedurre, vediamo che succede. Quanta gente che c'è tra l'altro? Perché ti sei seduta lì, Emily? Tieni la mano. Vediamo. Ok, dove sta andando? Eccola qui che sta arrivando. Che carini. Teneri. Cosa possiamo fare? Dove vai? Vieni qua. Primo bacio. Oi, vediamo.
No, sono troppo curiosa. Vediamo cosa succede. Ecco, si siede a mangiare il cupcake, no, forse no. Effettivamente lei cammina un po' strano adesso che ho modificato la sua altezza. Non l'avevo mai fatto, quindi fatemi sapere se è normale. Comunque si stanno dando il primo bacio. Wow, che dolci! Nonostante lei sia non flirtante, e c'è stata, devo dire, e bacia sul collo. Vediamo. Questo appuntamento si sta facendo davvero molto interessante. Carina. No, vabbè, ma... altre scelte, romantico. E... chiedi se è single. Altre scelte. E... no. Manda un bacio. Facciamo amichevole. Chiedi di essere solo amici? Assolutamente no. Quindi torniamo a romantico. Bacia. Vediamo. Ok, lui ha fame. Lui è decisamente affamato. Però è già mezzogiorno. Noi dobbiamo ancora festeggiare l'evento. Dai, vediamo se si baciano ancora e poi andiamo. Perché, scusati, cosa è successo adesso? Romantico? Chiedi se è single, chiedi un appuntamento, beh, ce l'ha già chiesto lei. Amichevole. Giocherella, disprezza, niente, dai. Allora facciamo una cosa. Portiamo qua e porta qui Jessica, che così facciamo organizzare l'evento, perché sennò viene tardi. Perfetto, Jessica dovrebbe essere arrivata. Eccola qua. Allora, innanzitutto direi, Jessica, cambiati d'abito. Abiti, cambia abito. Adesso facciamole organizzare l'evento, quindi pianifica un evento sociale. Ok, momento di gioco per bebè. No, questa ancora non l'avevo vista. È un'aggiunta dell'espansione. La vedrò bene con calma in un altro episodio. Adesso non dilunghiamoci troppo. Allora, nozze. Piccolo cambio di programma. Festeggiamo lo stesso e l'anniversario. L'unica cosa che non mi fa organizzare l'evento, perché Jessica risulta già sposata, quindi le nozze in realtà non si possono fare. A questo non ci avevo pensato. E per festeggiare l'anniversario forse dovrebbero essere degli anziani e non degli adulti, semplicemente. E quindi faccio una cosa, faccio organizzare il viaggio a Tommy, così può invitare anche Emily. Invitiamo Giorgia, Derek, Mark, Emily e basta. Ok, non possiamo più invitare nessuno. Ok, e li mandiamo tutti nel lotto che ho costruito, dove ho messo insomma l'altare e tutto quanto. Ora mi sfugge il quartiere, infatti non è qua, forse è Newcrest, vediamo. Eccolo qua, esatto. Quindi andiamo. Eccoci qua, è passato in realtà quasi un giorno, perché sono le 8 di giovedì mattina. Ho avuto un po' di problemi e tutti avevano qualche bisogno, quindi ho fatto passare un'intera giornata e li ho riportati qua. L'unico che non è venuto è Tommy, perché evidentemente, esatto, è a scuola, quindi lascia la scuola in anticipo. Per oggi Tommaso ha finito con la scuola, ok, e a questo punto porta qui Tommaso. Così quando arriva Tommy, dov'è? Eccolo qui. Adesso faccio invitare Emily da Tommy. Invita nel lotto attuale e invitiamo allora Marco, vediamo se viene, e Emily. Ok, vediamo. La scuola è stupida ancora e la scuola insegna cose importanti per Emma. Ok, vediamo. Intanto c'è Mark che sta giocando con Sofia. Tutti vengono con te, perfetto. Adesso però direi di cambiare gli abiti a tutti, quindi abiti, cambia abito,
e questo. Non posso cambiare il look di Emily adesso perché non fa parte della famiglia, quindi vabbè, lasciamola così, cambiamo il look a Mark, cambia abito e per lui facciamo tutto bianco o bianco e nero, facciamo tutto bianco. Poi Emma, anche per te un cambio di look ci sta, abiti, cambia abito, azzurro, cambia abito e le mettiamo questo. E poi manca Jessica, abiti, cambia abito senza vestiti e questo per lei. Ok, voilà, vediamo, eccola qua, guardate che bella che è Jessica. Adesso abbiamo gli occhi chiusi, però è veramente bellissimo. Ho scelto questo vestito bianco per lei, questa acconciatura molto elegante. Facciamo venire tutti qui e vai qui insieme. Ok, l'unica che non è vestita in modo formale, diciamo, è Marco e anche Emily. Ok, eccoli tutti qua, anche Emma vestita così, mi piace molto. Mark tutto in bianco. Allora, innanzitutto voglio farvi vedere però com'è bello questo posticino. Questo l'ho scaricato dalla libreria di The Sims, quindi è tutto, non c'è niente di materiale personalizzato. Questo è l'ingresso, ci sono delle seggiole. Poi da quest'altra parte c'è, diciamo, un rinfresco, però non c'è niente da mangiare, non ho pensato di preparare una torta. Poi qua c'è l'arco. Facciamo fantasticare sulle nozze a Emma e poi vediamo Mark. E rinnova le promesse con Jessica, ok, perfetto. Prima però facciamo una cosa, vai qui insieme, vediamo che arrivano tutti. Intanto Emily sta ballando. Eccoli qua tutti, bene. Tra l'altro anche la location è proprio perfetta. E facciamo... No, ma dove stanno andando? C'è qualcosa da mangiare? Vediamo. No, non sembrerebbe, però vabbè. Forse c'è qualche drink qua. Esatto, mi sa che stanno venendo a bersi un drink. Vediamo. Tommy... Eccolo qui, ci sono tutti, manca Sofia. Sofia dov'è? Non ve l'ho fatta vedere, eccola qua, guardate, che bella. No, però è sporca. Però facciamo una cosa, visto che ha il pannolino sporco, altre scelte, cura del bebè e cambia il pannolino. Ok, torniamo a Jessica e Mark, stanno bevendo un drink, cos'è? È dolce e speziato. Intanto che finiscono di bere il drink, io direi poi di rinnovare le promesse. Quindi rinnova le promesse con Mark. E tutti gli altri invece vai qui insieme. Ci siamo. Che carini che sono. Che dolci. Mark, cosa stai facendo? Cioè Simone, no, Marco. Quindi si sono scambiati. Vediamo. Intanto questi si fanno i selfie, vabbè. Che cerimonia splendida. Mark sta rinnovando le promesse con Jessica. Wow, l'anello, aspettate, guardate che belli che sono. Wow. A parte gli altri che non stanno partecipando molto, devo dire, però sono veramente molto dolci loro. Vediamo. Che carini. Yeah, auguri. Che dolci. Quindi hanno rinnovato le nozze. Cosa possiamo fare? Visto che c'è qua... Ma Tommy perché è qua da solo a sociale oggi? Vai a chiacchierare un po' con Emily. E
facciamo altre scelte romantiche prima che te la porta via Simone e bacia, vediamo se si baciano ancora. Vai Tommy, vai, siamo tutti con te. Ok. Yeah, ok, bene. Ultima cosa, vediamo. Vantati della scappatella, no. Altre scelte, romantico. Chiedi se è single. Vediamo se può diventare la nostra fidanzata. Altre scelte, romantico. Stringi. Ok, quindi è single, anche se in realtà lo sapevamo già. Altre scelte, romantico. Complimentati per l'aspetto. E poi altre scelte, romantico. Flirta. Sono tutti e tre qua, tra l'altro, con Sofia. Vediamo se Sofia parla con Emily. Parla con il sim estraneo. Intanto sta facendo un gran pasticcio, chissà perché. E gli altri intanto dove sono andati? Sono qui. Ok, facciamo una cosa, Mark. Bacio soave. E poi altre scelte, romantico. Accarezza la guancia. Che belli che sono tutti in bianco. È molto flirtante Mark adesso, molto. Posa sexy e poi bacio appassionato. Bacio appassionato. Che carini che sono. Voilà! Invece Tommy, dov'è Emily, dove è andata? Eccola, ah no, niente, non c'è più Emily, vai qui, è scappata con Marco, non c'è più neanche Marco, vediamo se è qua Marco. No, non c'è, se n'è andata, niente, quindi finiamo con loro. E scatta una foto insieme. Sì, dai, scattate una bella foto ricordo. Bello. Ok, arriva anche Sofia. No, non arriva più Sofia. Vieni qui. Vai qui. Dove sta andando? Oddio, si è ammalata Emily. Non Emily, Emma, bisogna darle poi la medicina. Dai Emily, vai un attimo qui, perché non vai qui? Emily, si continua a confondermi. Vai qui insieme, oddio che giramento di testa che ha Emma, dopo prendi la medicina. Oddio, ha bevuto troppo magari. Oddio, si sente male. Bene, passato. Quindi, direi... Mark, vieni a bere l'ultimo drink, poi chiudiamo l'episodio. Bevi, ok. Niente, dai ragazze, io spero che questo episodio, come sempre, vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un bel pollice in su e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Detto questo, vi ricordo, come sempre, di lasciare qua sotto nei commenti quello che vorreste vedere nel prossimo episodio. Il commento con più like vincerà. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!